e poi pian piano difficilmente il DNA saliranno verso l'alto e vedremo come se fosse una medicina da 80 anni. Sì. Vero? Sì. Arriverà dalle vostre guance. Quindi adesso io non ho fatto passare. Ma volendo possiamo prendere anche le cellule, tipo quando ti fai le unghie c'è una cosa per grattare, no? Sì. Ecco, volendo se lo gratti nella bocca. Sì, però ti fa male. Sì, cioè, a parte ciò, cioè si possono sempre prendere le cellule così, no? Ma da un sacco di cose, anche dei peli. Beh, sì, sì, cioè, anche se era col dito. Così. Allora, dalle unghie non si può perché, come vi ho detto prima, le unghie sono cellule che sono morte e perdono anche la parte superficiale della pelle. Noi prima abbiamo usato il buffer di Lisi che era un sapone, però non è che noi quando ci laviamo digeriamo tutte le cellule che abbiamo sul corpo e non le digeriamo perché la pelle è fatta di tanti strati e l'ultimo strato è uno strato di cellule che sono già morte. Infatti tu sgratti un po', le vedi che si staccano. E servono per proteggersi, no? E la stessa cosa sulle unghie, quindi nelle e quando le cellule muoiono in questo modo perdono il brio, quindi perdono anche il DNA. Invece se vai più in profondità ci sono le cellule che contengono ancora il DNA e quindi... Ma allora, conduce un crimine e i poliziotti che cosa recuperano?